Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere in gruppi da 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Sorelle e fratelli carissimi, oggi, festa del Corpus Domini, la buona novella non poteva che raggiungervi dal santuario del miracolo eucaristico a Lanciano. Il miracolo eucaristico più antico di cui la storia fa cenno, 750 circa dopo Cristo, e il miracolo in cui unico è presente Gesù sia nelle specie del pane che nelle specie del vino. Potete vederlo nell'altare qui alle mie spalle. Esso è meta di tantissimi pellegrinaggi che pian piano, dopo il periodo della pandemia, stanno riprendendo. Il miracolo dell'Eucarestia è un miracolo importante che non è avvenuto soltanto a Lanciano, ma avviene ogni volta che si celebra l'Eucarestia stessa. Nel Vangelo però non troviamo il racconto dell'Eucarestia, ma il racconto di un miracolo, cosiddetto della moltiplicazione dei pani. Esso ha un titolo un po' improprio perché nel Vangelo non si parla di moltiplicazione, bensì di condivisione dei pani. Però questo racconto è stato davvero fondamentale per gli apostoli e per i primi discepoli, tanto che è l'unico miracolo compiuto da Gesù raccontato da tutti e 4 gli evangelisti. E addirittura nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Marco è raccontato per ben 2 volte, per un totale quindi di 6 volte. I particolari a volte differiscono, perché come sempre accade nei Vangeli, c'è il racconto di un avvenimento, ma c'è anche il significato simbolico che c'è dietro. Infatti, a volte, come abbiamo ascoltato oggi dal Vangelo di Luca, gli uomini sono 5.000, altre volte sono 4.000. A volte, come abbiamo ascoltato oggi, i pani sono 5, altre volte sono 7. A volte le ceste che avanzano sono 12, come abbiamo ascoltato oggi, altre volte sono 7 sporte piene. Ognuno di questi numeri ha il suo valore simbolico, oltre che reale. Quindi noi ci dobbiamo avvicinare al racconto di questo segno non soltanto come ci avvicineremmo semplicemente ad un fatto reale, ma anche cercando di cogliere ciò che questo segno ha da dire e da dare a noi che siamo gli uomini e le donne del XXI secolo, a noi che facciamo parte della Chiesa degli anni 2000. Cosa accadeva in quel contesto che il Vangelo di Luca ci ha raccontato? Che gli apostoli erano rientrati dalla missione a cui Gesù li aveva inviati. Erano tornati stanchi ma felicissimi. La gente aveva accolto l'annuncio del Vangelo che facevano e avevano avuto la possibilità di compiere diversi miracoli, prendendosi cura di tante persone. Gesù, vedendo la loro gioia e anche la loro stanchezza, offre loro l'opportunità di passare una giornata insieme in un luogo riservato. Ma mentre vanno verso questa località, presso la città di Betsaida, il popolo intuisce il loro percorso e li anticipa. Quando arrivano
in quella località la trovano già piena di persone. Gli apostoli probabilmente si infastidiscono un po' e si allontanano, tanto che poi a un certo punto, ci dice Luca, si avvicinarono a Gesù. Mentre invece Gesù sembra trovarsi proprio a suo agio in mezzo a tutta quella gente. Comincia a annunciare anche lui il Vangelo, come aveva comandato di fare agli apostoli, e comincia anche lui a prendersi cura delle persone curando le loro malattie. Ma arriva la sera e sembra quindi arrivare anche il momento del congedo. Gli apostoli si avvicinano e, ragionando in modo molto umano, così come noi probabilmente avremmo fatto allo stesso modo, dicono a Gesù: lasciali andare, ognuno pensi a se stesso, ormai il Vangelo lo hai annunciato, la parte spirituale è completata, alla parte umana, allo stomaco, al dormire, ognuno ci pensi per conto proprio. È la logica di un mondo vecchio, è la logica di un modo antico di guardare alla realtà. Probabilmente agli apostoli bastò guardarlo Gesù per capire che avevano sbagliato mossa. E quindi ne propongono immediatamente un'altra. Beh, se non li vuoi mandare tu per conto loro, forse dobbiamo andare noi a comprare il pane per loro? Cioè, se non è ognuno per sé e Dio per tutti, vuoi che facciamo un po' di sano assistenzialismo per questa gente? Ma anche questa seconda proposta a Gesù non piace. Non piace la prima, perché è la logica di chi ha i soldi. Chi ha i soldi può comprare, chi non ha i soldi non può comprare. È la logica del più forte. Chi sta bene in salute, ha gambe forti, può correre. Chi è ammalato o più debole fa fatica ad arrivare. È la logica del primo che prende tutto. Chi arriva per primo può prendere avidamente tutto il pane che si trovava e lasciare nulla alle persone. Ma a Gesù non va bene nemmeno la seconda proposta. Lui non è venuto per lasciare le persone nel bisogno, perché ci sia un assistenzialismo continuo, ma perché ogni persona si senta protagonista, perché ogni persona si senta corresponsabile del destino delle altre persone. L'Eucarestia, infatti, così come è composta da tanti grani e da tanti acini d'uva, così compone un unico corpo, un unico popolo, pur essendo tanta gente. Ed ecco perché l'Eucarestia, come ci dicono i documenti della Chiesa, è la sorgente stessa del matrimonio cristiano. Ed ecco perché anche questa domenica vedete al mio fianco una famiglia: Marilina, Gianluca e uno dei loro due figli, Sergio, che ci ha letto il Vangelo. Perché anche la famiglia è composta da tante persone, ma è un'unica realtà. E perché nella famiglia, così come nell'Eucarestia, è raccontata la storia della nuova ed eterna alleanza, la storia di amore unico e definitivo che il Signore Gesù ha scritto e continua a scrivere con la Chiesa e con l'umanità intera nel corso dei secoli. Allora guardiamo alle azioni che compie Gesù, perché esse sono significative di ciò che anche noi dobbiamo compiere. A Gesù non importa che cosa dobbiamo mangiare, quant'è la quantità del cibo che abbiamo a disposizione. A Gesù importa il come dobbiamo mangiare. Perciò chiede agli apostoli: quanti pani avete? Abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Insieme 5 più 2 ovviamente da 7 come risultato, che nella Bibbia è il numero della totalità, è il numero della pienezza. La Chiesa, ciascuno di noi, deve mettere a disposizione la totalità delle cose che ha, la totalità delle qualità che il Signore gli ha affidato, delle potenzialità che ha nella sua esistenza, e le deve mettere a disposizione della totalità della gente rappresentata dai 5.000 uomini. Infatti ci dice il libro degli Atti
che la prima comunità cristiana era composta da circa 5.000 uomini. E Gesù chiede che questi 5.000 uomini vengano messi in ordine a gruppi di 50 circa, come gli ebrei nel deserto, quando stavano uscendo dalla schiavitù dell'Egitto per arrivare alla libertà della terra promessa, come nelle prime comunità cristiane, forse, da altre fonti lo sappiamo, era il numero massimo 50 che la comunità poteva arrivare ad avere, che ogni comunità poteva arrivare ad avere. Quindi Gesù dice agli apostoli di far sdraiare, non semplicemente sedere le persone, perché le persone sdraiate sono le persone libere, le persone che possono essere servite, le persone che non devono aver timore di nulla, che possono mangiare tranquillamente. E poi Gesù si fa consegnare i pani e i pesci. I pani e i pesci, le qualità che noi abbiamo, devono essere consegnate a una logica nuova, non più quella del commercio, non più quella dello scambio, non più quella dell'assistenzialismo, ma quella del dono e della gratuità. Poi Gesù alza gli occhi verso il cielo. Con questo gesto ci ricorda che le cose, anche se sono frutto del nostro lavoro, anche se sono frutto del nostro studio e del nostro impegno, non sono totalmente nostre. A cominciare dalla vita che ci è stata donata, ogni altra cosa ci è stata anch'essa donata. Anche nella messa noi diciamo che il pane e il vino sono frutto del nostro lavoro, ma sono anche frutto della terra. Alzare gli occhi al cielo significa riconoscere che le cose non ci appartengono e che quindi non possiamo sfruttarle totalmente, che non sono solo per noi stessi, ma sono per tutti quanti. E poi Gesù benedisse. Dire la benedizione nell'antichità significa augurare la vita, offrire il dono della vita. Le nostre qualità, tutto ciò che possediamo, deve essere utilizzato per la vita, mai per la morte. A vantaggio delle persone, mai contro le persone. Così ciò che produce l'ambiente, ciò che produce l'ingegno degli uomini, ciò che la tecnica degli uomini produce, deve servire per la vita, deve servire per le persone, non contro di essa. Mai armi, mai veleni, mai distruzioni, mai sfruttamento, ma tutto a vantaggio delle persone. Poi Gesù spezza questi pani. Non si può condividere se non si spezza. Non si può condividere se non si accetta di perdere qualcosa. Dobbiamo entrare in questa logica nuova, che è quella del seme che cade in terra e muore, se si vuole che il frutto, che il 100 per 1, possa essere prodotto. E questa è la logica che Gesù insegna agli apostoli. Infatti, mentre tutti i verbi sono al passato remoto, azioni compiute e realizzate totalmente nel passato, solo una è all'imperfetto, cioè un'azione che deve continuare e le cui conclusioni sono aperte ancora oggi. Gesù prese i pani, Gesù alzò gli occhi, Gesù disse la benedizione, Gesù spezzò, ma li dava agli apostoli, quasi a dire che se non siamo chiamati a compiere i miracoli come Gesù, a dare noi stessi da mangiare, siamo chiamati oggi, sempre, comunque, a tutti. E infine, prima di passare la parola a Marilina e Gianluca, voglio mettere in evidenza un altro gesto che spesso viene sottovalutato e sul quale spesso si sorvola: la raccolta dei resti. Gesù dà in abbondanza, dà per tutti, ma nulla può essere sprecato. Ciò che è a disposizione deve essere raccolto per poter essere riutilizzato. Spesso noi sentiamo dire che le risorse del mondo non sono sufficienti. Spesso sentiamo dire che siamo troppe persone per il mondo di oggi. Ma se facciamo caso a quanta roba sprechiamo, a quante risorse sono gettate in un angolo a sprecarsi, forse ci renderemo conto
Che altro che 12 ceste abbiamo a disposizione. Abbiamo davvero a disposizione molto per tutti. Sta a noi, entrati in questa logica del mondo nuovo, nella logica dell'Eucarestia, nella logica del dono e del servizio, rendere ancora possibile il miracolo non della moltiplicazione, ma della condivisione. Ed ora, cominciando da Gianluca, chiederei loro di aggiungere una piccola pillola di riflessione presa proprio dalla loro esperienza di famiglia, dalla loro esperienza di famiglia cristiana che ha come sorgente del loro matrimonio proprio l'Eucarestia. Siamo fortunati ed onorati che oggi ci troviamo nel santuario del miracolo eucaristico di Lanciano con Sua Eccellenza, nel giorno in cui adoriamo il corpo di nostro Signore, che si è donato per la salvezza di tutti gli uomini. Nel Vangelo di oggi Gesù, moltiplicando i pani e pesci, ha nutrito la folla che lo seguiva. Il cibo materiale nutre anche senza la nostra fede e la nostra volontà. Ben diversa è invece l'Eucaristia, il nostro nutrimento spirituale, che ci nutre il cuore se abbiamo fede in Cristo, se abbiamo cuore buono e così possiamo seguire l'esempio di Gesù. L'Eucaristia deve stimolarci e rafforzarci nella fede. Dio ci ama e si fa nostro cibo ed in questo santuario abbiamo la testimonianza che ci dimostra la veridicità del corpo e del sangue di Gesù, che si è fatto vivo dall'ostia e dal vino. L'Eucaristia deve renderci sempre aperti e pronti ad amare il prossimo e così la nostra tavola, la nostra famiglia, la nostra casa deve essere aperta all'amore, all'accoglienza e al prossimo. Intorno ad una tavola, nello spezzare il pane, ci si può riunire in diversi modi. Una famiglia cristiana deve farlo sempre con il cuore aperto, con l'esempio di Gesù. Dobbiamo per questo imparare a stare bene insieme e come avvenne a Betania, tutta la casa deve riempirsi di profumo. La casa, il Signore ci aiuti come famiglia a spandere nella nostra casa il profumo di Cristo e noi essere bravi a farlo assaporare ai nostri amici ed a tutti quelli che si fanno prossimi. I gesti più importanti Gesù li fa a tavola e anche questa volta Gesù prende la povertà di 5 pani e 2 pesci e la trasforma in ricchezza per 5.000 uomini e per altre 12 ceste. Ogni giorno prende la povertà di un grano e di un po' d'uva e la trasforma nel suo corpo e nel suo sangue. Così ha preso la semplicità di due ragazzi, di Termoli e di Lanciano, e così come recitava il Vangelo del nostro matrimonio, ci ha detto: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi perché andiate e portiate frutto». E così ci ha regalato la gioia di portare nel mondo Sergio e Carola, che oggi non è potuta essere presente. Com'è possibile che due persone con due caratteri così forti e autonomi come i nostri possano amarsi e portare avanti una famiglia? Com'è possibile che un po' di pane e un po' di vino diventino corpo e sangue di Gesù? Semplicemente non è possibile, umanamente. Ma per Lui non esiste nulla di impossibile. Solo Lui rende sacro e trasforma ciò che noi umani non possiamo nemmeno immaginare. Se dall'unione di due persone nascono due figli che donano gioie, cosa può nascere dall'unione di noi, semplici creature, con il corpo di Gesù e Eucaristia? Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo bene questa giornata dedicata all'Eucarestia. Facciamo davvero di essa la fonte e il culmine della vita di ciascuno di noi che siamo credenti. E preghiamo perché ogni famiglia possa scrivere H24, giorno per giorno, una bellissima storia d'amore ed essere segno della storia d'amore che Gesù ha scritto e scrive con la Chiesa e con l'umanità.